Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dall'inizio del 2022 sono oltre 90.000 i migranti sbarcati sulle coste italiane. Gran parte di loro farà regolare richiesta d'asilo e regolarmente attenderà l'esito. Dei 59.069 sbarcati nel 2021, in circa 53.000 hanno fatto domanda. I dinieghi, compresi gli inammissibili e gli irreperibili, sono stati il 56%. Tutti gli altri hanno ottenuto la protezione speciale, la sussidiaria o lo status di rifugiati. Secondo il regolamento di Dublino, i migranti devono essere registrati nel paese di primo approdo e solo da qui possono fare domanda di asilo. Ciò nonostante, diverse persone sono riuscite a sfuggire a queste maglie, facendo richiesta d'asilo direttamente in altri paesi. E in molti casi, anche chi è stato registrato in Italia, tenta di andarsene dal nostro paese, rischiando però di essere bloccato alla frontiera o riportato indietro. È così che l'Italia, nonostante sia al primo posto per sbarchi sulle sue coste, finisce in coda sui dati dell'accoglienza. Mi attira. Allora, di cosa stiamo parlando?